Buon pomeriggio a tutti, amici del canale, qui di nuovo Balbo Toys, oggi con un video molto improvvisato che ho deciso di girare in quanto in questi giorni sono arrivati dei pacchi da Vinted e uno da un privato, veramente orribili, osceni. Non vi sto a far vedere i pacchi che li ho già sboxati, filmati, fatti vedere ai proprietari, eccetera. Ma vorrei in questo video parlare di una cosa secondo me banale, come trattare gli oggetti da collezione, di come fare i pacchi quindi. Sembrerà banale, ma da quello che sto vedendo in giro, nei miei acquisti sul web, c'è gente che ancora oggi, nel 2023, spedisce le cose con sufficienza. E senza protezioni, senza pensare che i corrieri hanno fretta, a volte sono forse anche loro troppo negligenti nel loro lavoro e buttano a destra e manca i nostri pacchetti, le nostre buste e quello che abbiamo dentro e abbiamo pagato. Per cui io penso che ci debba essere qualche regola che seguo io stesso quando vendo qualcosa online, quando devo spedire qualcosa, e negli anni non ho mai avuto dei problemi di questo tipo perché mi ha sempre detto che so fare i pacchi. E la prima regola è quella poi che basterebbe per qualunque cosa, ovvero tu vendi un oggetto, la persona ti paga e lo devi impacchettare come tu vorresti che arrivasse a te. Quindi protetto, sigillato, ben chiuso, in modo che facciano anche fatica se vogliono rubarti un qualcosa da dentro la busta, eccetera. Perché se ti rubano il pacco di per sé, ok, amen, è finita lì. Ma a volte capita, ho visto in giro, che aprono con un cutter velocemente, prendono e vanno. E questo può succedere in qualunque posto, sia sotto casa se te lo appoggiano lì momentaneamente e tu stai scendendo, e a volte anche all'interno delle agenzie di spedizione e compagnie, perché diciamocelo, tra tantissimi bravi corrieri e persone che lavorano in questo ambito ci saranno anche delle belle masse come in tutto il mondo, in tutte le situazioni, in tutti i lavori. Quindi, come possiamo difendere, proteggere i giocattoli che noi dobbiamo spedire? Mi riferisco ai giocattoli perché il mio canale si basa soprattutto su quello, ma le stesse cose possono servire in altri ambiti, per orologi, per penne stilografiche, per qualunque cosa. Innanzitutto bisogna avere una confezione adeguata, a costo anche di spenderci dei soldi, secondo me. Mal che vada, ricaricatela magari non tutti i 3 euro della scatola, i 4 euro della scatola, però una parte sulla scatola. Fatevi voi due conti e cercate di recuperare il più possibile. Io, ad esempio, vi faccio vedere: compro ogni tanto scatole di questo tipo. Questa è una scatola che tra l'altro avevo preparato e la persona poi ha disdetto la vendita, anzi, questa mi era ritornata indietro, non mi ricordo neanche più. No, non ha pagato. Sì, pago, pago, non ha pagato e ce l'ho pronta per la futura spedizione. Prima cosa, ve l'ho detto, avere i materiali giusti. Queste scatole io le compro al supermercato, si trovano, ho visto anche su Amazon e poi ce ne saranno varie tipologie differenti, e queste le prendo perché questa è una misura per chi usa Vinted che sta nei locker di Impost, nei locker più piccoli di Impost. Avete presente quelli per le buste? Questo è più solido e se avete della roba fragile da spedire, invece di usare la busta imbottita che magari a volte può essere schiacciata sotto il peso di altri oggetti o chissà, può succedere di tutto, in una busta imbottita, se si vende un oggetto un po' fragile con delle parti di plastica oppure molto vecchio, così
Questa potrebbe essere una soluzione. Questa è la misura, se non sbaglio, S, delle, comunque 26 per 19 per 10, che entra perfettamente nei locker impost, ripeto, quelli più piccoli. Ecco, qua potete vedere all'interno un esempio di come poi io impacchetto. Utilizzo carta recuperata e tanto materiale. Anche questo recuperato. Non lo apro perché ho l'action figure e la figure qua dentro, che la tengo per comodità qua, ma probabilmente sarà meglio che la metto insieme alle altre, visto che, ahimè, il tipo è sparito. Ah, no, non era sparito, è stato per colpa di Vinted, perché ho stampato l'etichetta e non andava l'etichetta, non era, non andava l'etichetta. L'ho detto al tipo, ho annullato la vendita, non mi rispondeva più e non ha più ricomprato, quindi sono rimasto banana banana così. Possiamo usare anche altre scatole. Questa è una scatola riciclata, però come vediamo è comunque solida. Sconsiglio, se avete degli oggetti delicati, di usare le scatole di Zara. Non so se avete presente come sono molto morbide, si schiacciano facilmente, e la prima cosa di una scatola è quella che non deve schiacciarsi facilmente. Potete usarla, se avete una scatola ciclata di Zara, per, non so, per dei peluche, per spedire dei peluche, per dei vestiti. Ma ovviamente anche in questo caso un vestito secondo me va prima imbustato a parte in celofanato, in modo che non si sporchi, che non arrivi sporco. Quindi vi dico, per le figure di certe dimensioni, come possono essere anche, cioè, per una cosa del genere, oppure una cosa del genere ma più delicata, come può essere questo oggetto, che è un oggetto con un elastico dentro, molto vecchio della Cepirazzi, così, invece di spedirlo in una busta che non so come potrebbe arrivare questa pantera rosa, utilizzerei una scatola di questo tipo, ben imbottita, bloccata, e in modo che non si muova. Non si devono muovere gli oggetti, perché se questo lo lancio, l'urto, lo scontro tra più oggetti può rovinarli. In particolare, volevo anche aggiungere una cosa: quando si parla di minifigure, e non sto parlando dei Lego, di minifigure io intendo, non so, qua ce n'è qualcuna. Questa, scusate se riesco a dare inquadratura, questo qua sono i mostri My Pocket, che chiunque sia collezionista o comunque abbia 40 anni li conosce, secondo me sono molto conosciuti. Questi sono oggettini che non si romperanno mai praticamente dentro una busta, sono gommosi. Questi li possiamo spedire nelle buste semplicemente all'interno di un altro sacchetto, giusto per averli solo un po' ordinati. Questi qua, come vedete, sono flessibili, non fanno niente. Ci sono però altre tipologie di figure, come ad esempio le minifigure della Lego, i Lego Fabuland vecchi di una volta. Lego Fabuland ce li ho qua, tra l'altro. Sì, sì, ce n'è uno qua. O comunque più recenti, i Megantic, che è una serie molto carina di action, di figure, che erano in edicola negli anni 2000 e qualcosa, adesso non mi ricordo, però i Lego Fabuland sono questi, per intenderci, con la faccetta da animaletto. E questi qua, se ne vendiamo più parti, oppure se abbiamo altre tipologie di questi oggetti, se si scontrano, magari possono scheggiarsi il colore, possono sporcarsi, macchiarsi, può andare via il colore. I Megantic hanno un tipo di pittura molto, cioè non è grezza perché sono pitturati bene, ma è una qualità purtroppo che abbiamo visto noi collezionisti, ne ho parlato con amici collezionisti che loro confermano questa cosa, scontrandosi tra loro si possono rovinare. Un mio amico mi disse proprio, ed è lui che me l'ha consigliato, di avvolgerli uno per uno
in carta. Attenzione però, non tutte le carte vanno bene. Delle carte che non abbiano tanto inchiostro, siano impregnate di inchiostro, perché anche l'inchiostro della carta in condizioni di calore o di troppo avvicinamento potrebbero andare a rilasciare inchiostro sull'oggetto. Però comunque se noi usiamo fogli da riciclo, le avvolgiamo così, per dire, uno a uno, lo so che è un lavoraccio, però per spedire le cose da collezione, se uno spende dei soldi o comunque una persona ci può tenere a quell'oggetto, io lo faccio e spero che lo facciate anche voi, perché comunque una persona vi sta dando dei soldi per una cosa e penso che i soldi vadano rispettati delle persone, oltre agli oggetti. Vi dicevo che questo mio amico per i miei grandi l'ha spediti negli Stati Uniti, dove un collezionista li voleva perché là non sono mai arrivati. Purtroppo, non essendo all'epoca a conoscenza di queste cose, arrivarono con delle macchie, con delle mancanze di colore, delle cose del genere dovute all'impatto tra l'uno e l'altro. Per questo motivo, fortunatamente, lui ha imparato dall'errore, non l'ha più fatto e me l'ha consigliato nel caso incontrassi io personalmente questa possibilità di spedire. Di farlo in una maniera adeguata e così ho fatto sia per questi oggetti che per oggetti simili. Anche qualche gormito, qualcuno dei gormiti recenti, secondo me, si presta a una spedizione di questo tipo proprio per evitare rotture. Altra cosa che volevo tenere presente, oltre al fatto di avere le scatole adeguate e rendere immobilizzare il più possibile gli oggetti all'interno, imbottire bene la scatola, io faccio anche questa cosa. Ieri mi è arrivato questo. Lo vedete in anteprima, volevo fare un video a parte, non so se lo farò perché un po' mi scoccia rimontarlo. Questo oggetto è un ring con dei personaggi molto fighi che mi piacciono, famosi anche negli Stati Uniti, eccetera. Questo oggetto è arrivato semplicemente dentro un sacchetto nero di quelli da spedizione. Faceva questo rumore. Cosa faccio io? Cosa ho fatto? Recentemente, ad esempio, ho venduto un Transformers di quelli tarocchi. Tarocchi, quindi, non roba da 100-200 euro. Un tarocco Transformers tipo 10 euro, 15 forse, non mi ricordo neanche. E l'ho mandato in Belgio tramite Vinted. Cosa ho fatto? Siccome anche in questo non c'era, diciamo, dentro e la scatola interna dove ci andavano i pezzi, ho messo l'imbottitura anche dentro la scatola stessa. L'imbottitura che può essere fogli di carta arrotolati, perché lo spessore aiuta comunque la protezione, oppure quelli gonfi, quei palloncini gonfi che si trovano, che a volte arrivano con qualche spedizione. Io avevo un po' di questi gonfi palloncini gonfiati d'aria, li ho aggiunti all'interno, in modo che tutto stesse immobile anche all'interno. Perché anche lo sballottamento interno di questi oggetti, pur essendo di plastica, se le plastiche sono vecchie, se hanno delle antenne lunghe e sottili, delle parti lunghe e sottili, eccetera, potrebbero rovinarsi. Poi non spedite cose così grosse usando la scatola stessa come pacco e un sacchetto sopra da spedizione, e strato neanche quelli imbottiti, tipo come questi qua, tipo le spedizioni di Decathlon che ti danno la busta con dentro i jeans, non un oggetto che si può rompere. Usate una scatola adeguata che ci stia dentro la scatola del giocattolo, imbottite i bordi e tutto. Io penso di aver detto tutto, se non un'altra cosa veloce, quando spedite all'interno delle buste, io prendo sempre quelle imbottite, non uso buste da lettere assolutamente, utilizzo diversi metodi. Per oggetti molto fragili, piego più volte fogli di giornale formando una sorta di saccottino, di cuscinetto. E se l'oggetto è ancora più fragile, come possono essere, cercateli su Google, gli scatenati, pupazzini con le rotelline, qualche pezzo sottile. E cosa faccio? Cerco di avere sempre con me delle scatoline più piccole e sottili,
in cui queste mini figure molto delicate possono essere inserite e poi dopo essere inserite qua dentro. Oppure mi creo con dei cartoncini una sorta di scatolina di spessore che li protegga ulteriormente. Questo secondo me è un modo intelligente, utile per tutti, in modo che i nostri pacchi arrivino sani a destinazione ed evitare così contestazioni e feedback negativi. Ultime cose, come sigillare i pacchi. Queste scatole che vi ho mostrato prima vengono vendute con un sigillo di garanzia, come questo che mi è avanzato, che si attacca qui, e come vedete in queste scatole, che sono già solide, io copro questi buchi, ci sarebbero delle fessure, con lo scotch. Poi faccio il giro di scotch qua per tenerlo chiuso ulteriormente. Qua sopra il sigillo di garanzia lo chiudo e a volte e faccio anche dei giri laterali in modo da rinforzare gli angoli ulteriormente. E quello che vi voglio dire è: non lesinate sullo scotch. Lo so che costa, lo so che scatola, scotch e tutto sono delle spese, però se vogliamo fare le cose fatte bene è importante avere anche i materiali giusti. Adesso questi scotch costano 3 euro e qualcosa, non mi ricordo neanche tanto, ma la qualità non è un granché, però si fa un giro in più di scotch se sono di qualità lievemente più bassa. Anche perché di questa marca esistono scotch più o meno resistenti, costano di più o meno a seconda di quanto questo scotch sia ritenuto resistente dalla ditta che lo produce. Io prendo questi qua a caso, ne prendo pacchi da 3, e a volte quando vado nei mercatini di riuso, quelli all'aperto, ci sono dei rigattieri che magari hanno svuotato delle cartolerie, delle tabaccherie che li vendevano, e li prendo all'ingrosso da loro. Perché comunque possono servire sempre in casa dei rotoli di scotch così e niente, e non sto a lesinare sullo scotch, soprattutto perché può essere la cosa che ti salva il pacco anche da chi vuole rubarti un oggetto. Ho visto persone trovarsi scatole aperte tagliate in un punto per prendere semplicemente la minifigure della Lego che c'era dentro. Spesso magari dentro solamente un set, e quel set costa 300 euro magari, quindi non ce l'hai più e tu hai perso una figure da 50, 70, 80 euro che era dentro quel set. Magari una protezione maggiore del tutto avrebbe rallentato o avrebbe fatto desistere alcune di queste persone, di questi ladri, perché magari reagiscono in poco tempo. Un conto se ti rubano tutto il pacco, se riescono a farlo, pazienza, lì si fa denuncia, non lo troverai mai più, però te l'hanno preso tutto. Ma se te lo trovano rotto, aperto per qualche motivo e ci manca qualcosa, forse possiamo evitarlo, chissà, sia che si siano a romperlo o che arrivi già rotto e loro ci mettono dentro la mano. Quindi non lesiniamo neanche sulla carta, sullo scotch. E per le etichette di Vinted, inoltre, c'è scritto di non mettere lo scotch sopra. Io personalmente l'ho sempre messo, non mi hanno fatto storie. Lo metto però molto bene aderente, che non dà problemi alla lettura dei QR code, dei codici a barre, quelle cose lì. È proprio un... lo distendo piano piano, lentamente, in modo che non faccia pieghe. E dentro a quelle scatole gialle che vi ho fatto vedere, insieme al sigillo di garanzia che vi ho mostrato, c'è anche spesso c'è una busta di quelle che si incollano da attaccare. Quando posso le uso, comprarle non le ho comprate perché nella mia zona nessuno ce le ha in vendita, e addirittura i tabaccai che mi tengono i pacchi, quindi potenzialmente potrebbero vendermi anche l'attrezzatura come scotch, forbici, eccetera, le cartolerie anche dove vado a spedire cose, non li hanno e non sanno come trovare, non vengono forniti né da Poste Italiane né da altri, così mi hanno detto loro, magari adesso tempo fa, magari adesso è anche cambiata la situazione.
E quindi io un pochino di scotch lo metto, perché semplicemente se piove l'etichetta si bagna, non si legge niente e se è illeggibile il pacco non arriva. E diciamocelo, loro avranno i sacchetti impermeabili, ma io ho fatto consegnatario non di pacchi ma di altre cose, ho lavorato un po' nelle consegne e ti bagni le cose che porti, le bagni. Punto. Anche se c'hai dei cellophane apposta, una goccia cade sempre e si cade sull'etichetta nel punto del QR code, il QR code si rovina, l'inchiostro e al momento della lettura non viene più letto. E quindi magari va rilento, te lo mandano indietro, può succedere di tutto. Bene, io direi di aver concluso. So che posso essere stato, mi sono dilungato parecchio, sono stato noioso, vi ho detto delle ovvietà, però sono delle ovvietà che qualcuno non segue. E se lo fa con per pigrizia, deve smettere di spedire e di vendere online. Che vada a fare i mercatini all'aperto, al caldo, al sole, perché non ha senso spedire le cose alla cavolo. E ti meriti dopo un feedback negativo. Io sono riuscito anche a ottenere indietro tutti i soldi da uno di Vinted che mi aveva spedito un pacco con una roba da 160 euro senza alcuna protezione. Siete attenti perché se trovano i rompiscatole come me, quelli di Vinted, se uno insiste 2 settimane, poi i soldi non te li sbloccano e ti li ridanno indietro. Li prendo io, o li prende chi fa come me. Con tutte le prove che avevo, video, foto, cioè, di tutto, e anche i consumatori se necessario. Bisogna educarsi ed educare le persone, secondo me, ad avere un approccio rispettoso della persona che acquista, di chi vende, di chi acquista e dell'oggetto stesso. Perché l'oggetto ha una storia, viene comprato nel caso del collezionismo per dei motivi personali, per la memoria, per il piacere semplice che può dare un oggetto vintage, eccetera. Quindi vi chiedo solamente di seguire questi consigli, che sono ovvi, lo ripeto, sicuramente l'avranno scritto, avranno fatto 200 video di questo tipo in giro su YouTube, non ci ho guardato, però mi sentivo di farlo anche un po' per rilassarmi un attimo, perché in questa settimana è stata veramente tragica. Cioè, 2 o 3 pacchi sono arrivati in condizioni pietose, fortunatamente non ci sono state rotture. All'inizio del mese un pacco, come vi ho detto, mi è arrivato rovinatissimo, senza dentro protezioni e con un taglio sul blister di una statua grossa così, taglio sopra il blister, intatta la statua, ma se il blister è tagliato, un collezionista su Amazon lo rimanda indietro, su eBay si rifà sull'acquirente, eccetera, con PayPal, quelle cose lì, no, non c'è neanche più PayPal, si chiama eBay e su Vinted cominciano a rompere le scatole. E vi assicuro che adesso sta cambiando la storia su Vinted, piano piano daranno ragione alle persone che ricevono oggetti in malo modo. Perché l'incuria non va bene. Bene, mi sono dilungato già troppo. Adesso vedo se fare il video di quell'oggetto che vi ho fatto vedere precedentemente. Anzi, prima mi unboxo una scatola che mi è arrivata, che sembra fatta meglio delle altre, anche se si muove molto, però mi sembra ben protetto. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!